Questa sera parliamo di un argomento molto controverso, molto controverso. Parliamo di piramidi bosniache. Se voi cercate qualcosa, vi sarà capitato di andare su internet e trovare qualcosa riguardo queste piramidi, riguardo Semir Osmanagic, sono partite le... Sì, benissimo. Vi ritroverete dei pareri completamente opposti. C'è chi sostiene la spada tratta, le piramidi, e chi invece dice che non esistono. Le vie di mezzo non ci sono, non ci sono. Allora, quindi io stasera vi parlo della, come dire, della mia esperienza, dell'esperienza del mio gruppo, di quasi tre anni di ricerca. Io non ho visto altri gruppi di ricerca che siano venuti così spesso, abbiano fatto ricerche in maniera scientifica e quindi direi che questo, quello che vedrete stasera, è qualcosa di unico, non troverete da altre parti. Allora, io provo a spegnere le luci, così potete vedere meglio. Uno, se vuole dormire, riesce anche a dormire, senza dar fastidio. Allora, innanzitutto, dove si trovano queste piramidi? Queste piramidi si trovano a Visoko, non Visoko, come sento dire spesso, perché la S, questa si pronuncia S, Visoko. Che vuol dire un luogo alto, era l'antica capitale del regno di Bosnia, nel Medioevo, ed era a 30 km a nord di Sarajevo, quindi molto vicina. Allora, praticamente, Rosei che mi ha attirato verso le piramidi, sapete che io sono professore universitario, faccio ricerche in neurofisiologia. Innanzitutto la curiosità che ho avuto modo di stuzzicare guardando la televisione. Voi vi ricorderete quel famoso programma Voyager, quello condotto da Roberto Giacobbo, che è stato, diciamo, il primo che ne ha parlato così in Italia di queste cose. Quindi mi ha sicuramente incuriosito. Che cosa praticamente diceva Giacobbo? Praticamente parlava della teoria delle piramidi bosniache, cioè questa è una teoria studiata da Semir Osmanagic. Semir Osmanagic è un personaggio, anche questo, molto controverso, che io ho conosciuto personalmente, con cui per un periodo ho collaborato, diciamo collaborato, nel senso che il mio gruppo di ricerca faceva delle ricerche sulle sue, diciamo, corrispondenze, ma in realtà non abbiamo avuto nessun vero aiuto o ci è stata aperta la strada per bene. Anzi, spesse volte siamo stati parecchio ostacolati, anche parecchio ostacolati, diciamo, dall'ambiente archeologico bosniaco. Allora, secondo lui ci sono delle piramidi costruite, lui questa teoria l'ha formulata nel 2005, nel valle di Visoko, ed è proprio un sistema di piramidi. E col tempo, nel 2006, si sono cominciate delle ricerche e si sono trovati dei tunnel, dei blocchi squadrati, un conglomerato, che hanno fatto sospettare che ci fosse veramente qualcosa. Allora, Semir Osmanagic è questa persona qui, a volte mi cita anche nelle sue conferenze, perché vi dico per un periodo, come due persone che stanno nello stesso compartimento di treno, che fanno un percorso assieme anche abbastanza lungo, ma che dopo alla fine scendono e ognuno va per la sua strada. Allora, Osmanagic, diciamo che lui era laureato in economia. Durante il periodo della guerra civile
diciamo, migrato negli Stati Uniti, dove ha messo su una ditta di profilati, una fabbrica di profilati metallici, si è sposato, ha avuto delle figlie. Allora, qual è il problema? Il problema è, cosa che ho constatato anch'io, è che non c'è proprio un rigore scientifico in quello che lui dice. Lui dice praticamente che queste piramidi ci sono attribuibili a una civiltà antichissima e sono delle piramidi costruite, sono le più antiche del mondo. In questo, ovviamente, sostenuto dalle media locali, che hanno interesse ovviamente a portare il turismo in questa sede, che è notevole, e a livello internazionale per l'aspetto sensazionalistico di questa cosa. Osman Hadžić adesso è così, è un paio di anni più giovane di me, e tuttora continua in questa sua teoria, ha costruito proprio un impero su questo. Allora, secondo Osman Hadžić ci sono tutta una serie di piramidi, 5 in particolare. È la piramide della luna, la piramide del dragone, la piramide del sole, che voi vedete scritto in grassetto perché è quella che abbiamo studiato, e poi una vasta rete di tunnel collegate a queste piramidi, che sono, noi li conosciamo due, il tunnel di Ravne e il tunnel Keteke. Allora, noi abbiamo indagato sul tunnel di Ravne e la piramide del sole. Oh, questa è l'immagine che normalmente viene trasmessa, sia su internet sia presentata, e vedete che dalla piramide del sole, questa, c'è un fascio di energia che esce fuori. In realtà non ha quella forma lì, non ha assolutamente quella forma lì, ha una forma di piramide rovesciata, ma abbiamo potuto constatare che è vero. Anzi, è stata una delle prime cose che abbiamo verificato. Allora, diciamo che è uno dei progetti archeologici più discussi al mondo, e c'è un assoluto mancato riconoscimento da parte delle istituzioni archeologiche, e diciamo anche a ragione, perché non è, diciamo, gli scavi non sono stati fatti in maniera professionale, anche se lì c'è veramente tanto. D'altra parte bisogna, quindi diciamo questo è un po' colpa di Osman Hadžić, d'altra parte bisogna anche dire che anche le istituzioni archeologiche sono un blocco che è difficile scalfire. Io stesso mi sono reso conto delle mie ricerche di archeacustica, se avete seguito l'altra conferenza che ho fatto, non tutti accettano l'archeacustica come ulteriore documento storico, anche se in realtà le scoperte ne ho fatte veramente tante. D'altra parte sono stati trattati male anche altri famosi scopritori come Scilina, che ha trovato la città di Troia, oppure più vicino a noi Klaus Schmidt, che ha trovato il sito di Göbekli Tepe, che è datato 10.000 anni avanti Cristo, del sito archeologico riconosciuto questa volta da tutto l'ambiente archeologico. Ma anche lui all'inizio l'avevano preso in giro, dicevano ma no, che non si sognava, che non era vero niente, che erano tutte storie. Invece lui l'ha dimostrato con caparbietà e con documentazioni, scientifiche, pubblicando un sacco di cose sull'argomento adesso. E un sito molto importante che si trova nel Kurdistan turco. Allora, diciamo prima di tutto che la prima volta che io sono andato a vedere le piramidi bosniache, sono andato come turista, senza avere un'idea esattamente di cosa avrei trovato. Come molte persone ci sono andate, qualcuno di voi è andato ormai? Ecco, allora uno che va lì, con tutto quello che si racconta, rimane anche deluso, diciamo, tutto qui. E praticamente questo guida Aris, lui ci ha spiegato, ci raccontava queste cose, ma non è che li dimostrava, diceva è qui, questo, quell'altro, aspettate, ma sì, le parole di quello che stai dicendo? No. Per cui il mio interprete e caro amico Walter
che mi ha accompagnato, lui è sloveno, quindi mi faceva da interprete, quindi riuscivo a capire molto meglio quello che si stava dicendo. Quindi, dopo questo, ho scritto 5 articoli su internet riguardo la mia esperienza in Bosnia. Non erano degli articoli particolarmente interessanti, un po' come una guida turistica che non era né pro né contro quello che si diceva. Però questo tipo di approccio, forse un po' più scientifico, un po' più meno partigiano in un senso o nell'altro, ha sollevato parecchio interesse. Per cui la gente ha cominciato a scrivermi. Cominciato a scrivermi chiedendo precisazioni, volendo anche più foto di quello che avevo ripreso. Ovviamente come turista la foto d'obbligo era insieme a Osman Agic, il mio interprete, Walter, ed io, con Osman Agic molto sorridente. Dopo non era più tanto sorridente quando abbiamo cominciato a collaborare, perché ovviamente io raccontavo delle cose un po' diversamente da come le raccontava lui. Allora, questa gente ha cominciato a scrivermi, fin tanto che mi ha scritto un ricercatore che mi ha detto: ma lei ha visto certe cose, mi sono piaciute i suoi articoli, però perché non viene a vedere le cose che non fanno vedere normalmente i turisti? Cioè, è chiaro che mi ha proposto di ritornare in Bosnia. Io ero andato a luglio, questo è successo ad agosto, quindi in meno di un mese ho rifatto le valigie e sono partito immediatamente, perché mi è stato offerto proprio di andare ad alloggiare dal capo operaio a Mirsusa. Questo ricercatore, Nenad Djurdjevic, l'ho sentito giusto prima, anche a distanza di anni, era veramente una persona in gamba. E, per cui abbiamo fatto, diciamo, io sono subito ripartito. E ho scoperto che praticamente in Bosnia ci sono un sacco di reperti archeologici assolutamente non conosciuti e super trascurati. Questi, ad esempio, qui abbiamo molti dei cerchi megalitici con dei menhir che assolutamente non sono né protetti né riconosciuti. Ci sono i cosiddetti stečak, che li troviamo solo in Bosnia, queste pietre piene. Sagomati tipo casetta, tipo questa, così, che praticamente non sono neanche databili. Alcuni parlano che siano medievali, ma in realtà così come sono fatti è difficile che siano state fatte durante il Medioevo. Diciamo che poi una cosa interessante è che quasi tutti hanno il simbolo della spirale, come vedete lì, no? Una cosa che ho trovato anche andando a fare delle ricerche in Sardegna. Questa, per esempio, è la tomba delle spirali in Sardegna, a Neondale, vicino alla cittadina di Ossi, che presenta lo stesso tipo di spirali. E diciamo che in Bosnia questi sono talmente ossessionati da questo aspetto che perfino nei vecchi cimiteri cristiani, qui siamo nella Bosnia musulmana, troviamo i simboli spirali anche sulle croci. Quindi un segno antichissimo. E lo troviamo in un sacco di occasioni. Ad esempio questo obelisco antichissimo che abbiamo esaminato era a Zadovice, sempre in Bosnia, che praticamente facendo lo schema abbiamo capito che era un calendario astronomico con le spirali. Vedete le spirali? Perché le spirali? Le spirali è un segno antichissimo, è la rappresentazione del cosmo. Queste sono le spirali che ho trovato a Malta nei tempi antichissimi, 4000 anni avanti Cristo, troviamo le spirali. Quindi in realtà la datazione di questi stečak noi non sappiamo quale sia effettivamente. Ricordiamo che la spirale è il simbolo del cosmo. Questa è la spirale di Andromeda, la galassia di Andromeda, e lo stesso sistema solare ha un movimento a spirale.
Il sole, noi siamo abituati a scuola, che abbiamo il sole al centro, nel modello eliocentrico, e i pianeti che ci girano intorno. Questo è uno schema falso, perché in realtà il sole viaggia a 70.000 km all'ora nella galassia, ruotando intorno al centro della galassia, e i pianeti si muovono a spirale, visto da davanti a questo aspetto. Quindi la spirale, simbolo antichissimo, è anche il simbolo del, dell'universo. Chi gliel'ha detto a tutte queste persone? Chi gliel'ha detto? Questa è una domanda molto interessante da farsi. Comunque, in questa seconda mia discesa in Bosnia, ho praticamente cominciato ad esplorare i cunicoli presenti nella piramide e ho osservato delle cose interessantissime. Ad esempio, che nei cimiteri musulmani, vediamo se riesco a fare un'altra cosa. Mi sentite? Ecco, ho risposto. Mi sposto un momento, così posso illustrarvi meglio. Allora, guardate un attimo. Questo cimitero musulmano, dove tutte le lapidi, come tradizione, sono rivolte verso la Mecca. E queste lapidi qui sono rivolte a nord, esattamente come gli Stečak. Questa è una spiegazione, perché in Bosnia c'era l'eresia dei Bukovili. I Bukovili erano come i Cattari in Francia, che sono stati sterminati. Sicché, cosa è successo? È successo che, stretti tra l'Inquisizione cattolica e la pressione ortodossa, quando sono arrivati gli ottomani, questi li hanno accolti a braccia aperte. Ma siccome questi erano cristiano-pagani, quindi con tradizioni pagane cristiane, sono diventati musulmani pagani. Sicché quando sono arrivati durante la guerra civile i mujahideen, questi erano inorriditi per come si comportavano i bosniaci, perché bevevano rakia, alcol, e mangiavano cevapcici, quindi carne anche, diciamo, non halal. In pratica loro hanno mantenuto le tradizioni più antiche, ed è per questo che rende molto interessante la questione piramidi bosniache. Però in questo caso ho avuto occasione anche, grazie a questo ricercatore, Nella Giugens, di visitare direttamente la sede degli scavi, in questo caso della piramide della Luna. Infatti mi vedete qui, che sto discutendo con questo archeologo di Venezia, tra l'altro. Altre cose interessanti, ritornando su questi Stečak, devo citare questa scoperta da parte di Nena Djurcevic di uno Stečak che aveva rappresentato sopra di sé il plastico della piramide del Sole. Se noi lo proviamo a vedere, scopriamo che addirittura c'è segnata l'entrata, che è crollata ovviamente. E se guardiamo da questo lato qui, vediamo che la conformazione è molto simile e anche qui sono segnati le posizioni, sicché abbiamo deciso, preso a noleggio un aeroplano, anche di esplorarlo dall'alto. Questa per esempio è la piramide della Luna e questo è lo scavo che vi ho fatto vedere un attimo fa rispetto a questa formazione, diciamo formazione, questa è la cosiddetta piramide del Sole, che ha anche un suo plateau dietro. Questa è la ripresa appunto dall'alto, in cui si vede che non è una piramide perfetta, è sicuramente molto strana rispetto alle altre colline. Le altre colline sono molto differenti, hanno un aspetto completamente diverso. Ma quello che mi ha attirato lì e che mi ha, diciamo, spinto a continuare la ricerca in quel posto è proprio perché, voi sapete, mi occupo di archeacustica e questo articolo del 2010 parla proprio di una fonte di ultrasoni che sono registrabili sull'apice della cosiddetta piramide del Sole. In realtà il nome geografico è Collina di Visočica.
però diciamo Osmanagic l'ha ribattezzata Piramide del Sole. E quindi io che mi interesso di archeacustica, come voi sapete bene, diciamo era il mio pane, quindi sono andato avanti in questo campo e ho coinvolto tutto quanto il mio gruppo in Bosnia, anzi si è formato proprio lì. Però voi capite, questa sarebbe una piramide, questa sarebbe la piramide del Sole, questa è la piramide dell'amore e stiamo riprendendo dalla piramide della Luna. Non basta la forma, non basta una forma, perché allora queste due piramidi che conoscete bene anche voi potremmo dire, ah sì, abbiamo anche noi le nostre piramidi, la Valle del Primiero, no? Però non sono piramidi, chiaramente, non sono piramidi, quindi non basta semplicemente questo, la morfologia a piramide, perché esistono formazioni naturali che hanno questo aspetto, ce n'è uno vicino a Quero, molto simile anche questa. Allora, però, se si vuole fare una vera ricerca scientifica, a questo punto ho dovuto chiedere l'autorizzazione a Semir Osmanagic per poter operare sul suo territorio. E vedete che non sorrideva più tanto a questo punto, non come prima sicuramente. Comunque l'autorizzazione me l'ha data a dicembre e abbiamo iniziato le ricerche in maniera scientifica, perché il metodo scientifico dice che qualsiasi ricercatore deve ritrovare gli stessi risultati facendo, seguendo le stesse metodiche, quindi deve essere un qualcosa di ripetibile. Quindi abbiamo cominciato a studiare con attenzione questo. E allora adesso vi faccio un piccolo pistolotto, perché bisogna capire la differenza tra uno studio scientifico serio e uno studio invece fatto come si trova su internet. Allora, voi sapete che io mi devo anche lavorare in storia, spero il prossimo anno, e esiste un problema dello storico, cioè la storia non esiste se non c'è qualcuno che vede il fatto e quindi lo riporta, quindi bisogna fare un'indagine, ma bisogna avere anche delle fonti per poter fare queste indagini, perché se un fatto storico accade ma non c'è nessuno che lo riporta o nessuno che lo vede, è come che non fosse mai esistito. E questa è una cosa molto importante. Piramide della Luna, questo è lo scavo che abbiamo detto prima, che avete visto prima. Quindi la storia è un'indagine ed un racconto, bisogna indagare e riuscire a capire cosa è successo veramente. Però diciamo quello che viene trovato dipende dal soggetto più che dall'oggetto, perché ognuno dà la sua interpretazione ovviamente. Quindi l'indagine storica è data dagli strumenti legati al soggetto. E quali sono gli strumenti dello storico? Ce ne sono quattro per la precisione. Lo sguardo, cioè saper guardare, saper andare oltre le apparenze. L'altro strumento è la memoria storica orale, cioè andare a interrogare le persone e chiedere. Ovviamente la parola è importantissima, perché? Perché bisogna sapere anche cosa chiedere. E allora cercare i vecchi della valle, quelli che hanno una memoria storica della valle e che possono raccontare tutti i miti. Quello che bisogna capire è che dietro i miti c'è sempre un messaggio codificato. Lo capisce chi lo emette e lo capisce chi c'è la chiave per poterlo tradurre. Quindi questa è una cosa alla base di una ricerca storica. E quindi non solo bisogna saper fare le giuste domande, ma bisogna anche saper ascoltare bene quello che viene risposto. E questo è anche quello che uno legge, quello che viene riportato dai documenti. A questo punto abbiamo vari fatti, dobbiamo metterli insieme e dobbiamo usare la logica, che serve quando gli occhi dicono una cosa e la voce o la lettura ne racconta un'altra. Quindi su internet c'è scritto questo, noi l'abbiamo analizzato, guardato, corrisponde, non corrisponde, c'è qualche cos'altro, è così che si lavora dal punto di vista scientifico. La storia, per esempio, accorgersi che ci sono le stele più vecchie, no?
messe dirette verso nord invece che verso la Mecca è un esempio di questo. Allora, ovviamente queste quattro cose che abbiamo detto, lo sguardo, la parola, la logica, l'ascolto e la logica, tanto più uno li sa usare, tanto più è competente. Quindi l'indagine fatta da persone diverse, ma fatta da una persona non competente, può dare dei risultati assolutamente scarsi. Ho visto tante persone che sono andate, scritto su internet, che sono andate sulle piramidi bosniache, che hanno detto, ah, ma sono rimasto deluso, ho fatto delle ricerche. Quanti giorni sei rimasto a fare ricerche? 2 giorni. Bene. Noi ci siamo stati 18 volte, quindi per un periodo ogni volta di 10 giorni, una settimana, quindi qualche risultato in più l'abbiamo avuto. Quindi la competenza non è qualcosa che si acquista dall'oggi al domani, non è che le cose ti arrivano così davanti, facili da capire, bisogna cercare di saper andare oltre. Quindi la competenza si fa attraverso la pratica, quindi studiare le mappe che sono presenti. Poi, molte scoperte possono essere valide anche a distanza di tempo, ma poi nel frattempo possono essere comparse invece delle altre metodiche che permettono di ottenere risultati totalmente diversi. Quindi, come vi ho detto prima, la storia è propriamente detto un insieme di fatti accaduti, ma se non c'è nessuno che li ha visti o che non hanno lasciato segni, è come che non fossero mai successi. Inoltre bisogna distinguere la storia dalla storiografia, perché molti vi raccontano una storia come vogliono loro. Ma qual è la realtà? Dobbiamo leggere tutte queste fonti e fare una media per riuscire a avvicinarsi alla verità. Ma la verità vera e vera non la riusciremo mai ad avere. Quindi bisogna misurare, cercare, capire, interrogare. Sì, l'archeologia ha lo stesso obiettivo della storiografia, no? Però, diciamo, studia gli esiti materiali delle azioni umane, ma non fatti, oppure delle azioni naturali, gli ecofatti. Invece lo storico fa un lavoro di interpretazione, cioè studia anche quello che ha realizzato l'archeologo. E spesse volte ho visto che quello che era scritto dall'archeologo non era poi proprio così, non era proprio approfondito. Vi faccio un esempio. Qui, vicino ai famosi Stečak, vicino alla piramide, questa è una strada fatta durante il periodo di Tito, quando c'era la ex Jugoslavia, e non li hanno spostati, hanno semplicemente scavato, per cui hanno cominciato a uscire fuori delle vertebre umane e altre ossa che abbiamo trovato. Io abbiamo fatto il carbonio 14, e cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che la gente continuava intorno al 1500-1600, quindi in pieno periodo musulmano, a seguire le tradizioni pagane che aveva prima, quindi seppellire le persone vicino agli Stečak. Questo ad esempio. Non l'hanno gradito molto a Sarajevo, questo. Non l'hanno gradito, perché loro tutto quello che è successo prima dell'invasione ottomana non ha nessun peso. Gli ottomani hanno portato la civiltà, secondo loro. Allora, poi con l'archeologia, facendo la stratigrafia, se non si studiano bene gli strati, si perdono le associazioni e non si capisce più cosa si è trovato. Quindi bisogna documentare bene lo scavo. E quindi siamo andati a vedere gli scavi che avevano fatto. Questi erano scavi che avevano fatto degli archeologi stranieri, erano venuti lì, avevano cominciato a scavare e dopo avevano detto qui non c'è niente, ce ne andiamo via, e hanno lasciato gli scavi. Vedete come è fatta una stratigrafia in diversi strati, e quindi non hanno trovato nulla di interessante sulla piramide del Sole. Vabbè, questo non esageriamo troppo, penso che avete chiarito, che avete abbastanza chiaro questo aspetto. Allora, questi sono i manufatti trovati nei tunnel di Ravne. Questo non è sicuramente naturale, questa piramide. Il problema qual era? Che ogni volta che io andavo giù per ogni missione, andavo quasi ogni mese, ne trovavo sempre di meno, perché gli operai lo vendevano al mercato nero, ovviamente, e ci ricavavano un sacco di soldi, no? Dobbiamo considerare che in Bosnia il reddito medio è circa 250 euro al mese, e si vive dignitosamente. Quindi questi arrotondavano, vendevano questo pezzo per 100 euro
e avere comunque un po' di soldi in più. Quindi abbiamo dovuto mettere un operaio italiano insieme a loro per riuscire a dare i manufatti senza che fossero venduti. E abbiamo trovato ad esempio questo. Allora, qui abbiamo una datazione del 5000 a.C. Che ci fa un problema di geometria su una pietra, scolpito su una pietra, perché vediamo un triangolo, una bisettrice, questo sarebbe sparito subito, e poi vediamo una piramide con un'altra piramide contrapposta. Ed è questo abbastanza interessante, perché riproduce l'aspetto del fascio di onde elettromagnetiche e ultrasuoni che escono dalla piramide. Questa è la piramide del Sole, potrebbe essere una collina qualsiasi, però utilizzando quella metodica che abbiamo fatto prima siamo andati sullo Stechak che aveva la mappa, abbiamo fatto il calco, siamo andati in luogo proprio cercando col GPS qual era la posizione esatta dell'entrata e effettivamente corrispondevano, erano crollate, però corrispondevano. Quindi vuol dire che la cosa era molto antica, i tunnel presenti all'interno di questa collina erano molto antichi, quello Stechak era antichissimo, perché i bucovili, li ho studiati a lungo, li ho studiati parecchio, perché sono andato anche in Serbia, in Croazia, in Erzegovina, e devo dire che loro sono arrivati fino a Trieste, poi dopo sono diventati i catari anche qui in Italia, sono arrivati fino al sud Italia, e dopo sono stati sterminati ovviamente. Non hanno mai costruito niente, hanno sempre utilizzato le strutture precedenti, quindi loro conoscevano bene i tunnel sotto la piramide. Allora, un tunnel come più importante, per esempio, il tunnel di Ravne. Di cui parlerò dopo. Allora, le piramidi bosniache. Allora, come vi ho detto, vi è una violenta contrapposizione su internet tra sostenitori e detrattori. Tra i detrattori troviamo alcuni noti archeologi, ma la maggior parte si tratta di blogger anonimi. Perché questi non ci mettono una faccia quando parlano male di questo o di quello? Allora, noi non abbiamo avallato tutto quanto quello che raccontava Osman Agic, brava persona, ma che aveva le sue idee. Però abbiamo constatato che c'era qualcosa di veramente peculiare da quelle parti. Però, diciamo che c'è stata una levata di scudi da parte dell'archeologia ufficiale, tanto che l'Associazione Europea degli Archeologi è riuscita nel 2007 a bloccare gli scavi, soprattutto attraverso l'ex presidente Anthony Harding, un inglese, che era andato lì, era rimasto un giorno, o due giorni mi pare, e aveva concluso che le piramidi non esistono, che non c'era nulla di archeologico lì. E questo, facendo pressione sul ministro della cultura e dello sport Gavrilo Grahovac, la C così si legge C, quando è senza accento si legge Z, praticamente ha fatto un decreto per cui ha bloccato qualsiasi scavo dicendo che c'è un'antica fortezza medievale posta all'apice della piramide, ma gli scavi erano 300-500 metri più sotto, e quindi comunque è riuscito a bloccare gli scavi. Allora, quindi abbiamo voluto verificare in persona per vedere le cose come erano, ma siamo stati anche tantissimo criticati come gruppo scientifico, quasi che fossimo degli stregoni, no? Soprattutto dai blog anonimi. E qui la cosa diventa interessante, perché fin tanto che siamo andati come turisti, tutto bene, fin tanto che abbiamo scritto le cose tipo guida turistica, tutto bene. Quando abbiamo cominciato a fare una ricerca seria, a quel punto sono spuntati fuori dei blogger anonimi. Nessuno di loro ha fatto delle ricerche scientifiche direttamente sulle piramidi bosniache in maniera continuativa, però qui c'è qualcosa di molto strano.
questo sito, ad esempio, il sito di un assolutamente anonimo, ha cominciato a minacciarci, a scrivere articoli contro di noi, dicendo che eravamo dei ciarlatani, che non era vero niente quello che facevamo. E questo mi ha poi sospettito, perché se guardiamo questo sito risulta totalmente anonymous, e tanto che la ditta, questo è il secondo, diciamo, provider che ha fornito il servizio a questo sito, perché prima l'hanno chiuso grazie a tutti gli attacchi che facevano. Addirittura scrive, si prega di non scrivere a questo anonymous, perché è solamente un nome falso. Quindi nessuno sa chi c'è dietro questo blog. Però questo blog ha resuscitato un altro blog che parlava malissimo di noi, un blog italiano, che per quando abbiamo cominciato a fare ricerche, che è stato chiuso in ferio perché aveva rotto le scatole a non so quante persone, quanti ricercatori, l'hanno chiuso di ferio. Questi si sono copiati tutto quanto e l'hanno ricreato. L'hanno ricreato e si vede che questo è finito nel 2013, ma è tuttora presente. E gli autori, a suo tempo, quando li hanno chiusi, sono Etiseforum si chiamava, hanno migrato su Facebook, ma anche da lì sono scomparsi. L'ultimo post è del 2016. Allora, perché queste persone spendono un sacco di soldi per bloccare le ricerche che vanno un attimino oltre l'archeologia ufficiale? Questa è una bella domanda, perché per esempio hanno attaccato anche un altro ricercatore, magari discutibile per certe cose, francese, che infatti gli ha fatto chiudere il primo blog, e lui, parlando con lui dopo qualche anno, mi ha detto che in realtà nel sito di IRNA non c'è una IRNA, ma sono un gruppo di persone che hanno l'ordine di bloccare qualsiasi ricerca che vada fuori dalle righe. Allora, certo che però anche la Fondazione Piramide del Sole, cioè quella di Semir Osmanagi, contribuisce parecchio a creare falsi storici. Ad esempio hanno creato questa specie di parco con dei falsi menhir e cerchi megalitici che non esistono. Cioè, che li hanno creati loro, li hanno messi loro, la gente va lì, vede queste cose, dice, mamma mia, queste spirali, questi menhir, che cose interessanti che sono, no? Ma in realtà sono tutti falsi. Per esempio c'è anche un programma di visita, ovviamente a pagamento, di queste cose. Quindi, da un lato sono presentate certi aspetti, ma dall'altro vengono inventati altri. È stato costruito proprio tutto un sistema. Però, vedete, anche nel 2016, quando hanno scoperto un altro tunnel, questa era la metodica con cui scavavano, la metodica archeologica. No, voi capite che è chiaro che se un archeologo vede una cosa del genere, no, cioè, gli vengono i capelli dritti immediatamente, e così si perdono tutti quanti gli strati, ovviamente. Ma loro non interessa questo, perché questo ha portato un sacco di turisti qui, no? E quindi i turisti vogliono avere spazio, vogliono poter entrare, tanto che l'aperta ostilità da parte delle istituzioni archeologiche non è condivisa dalle altre istituzioni bosniache, che vedono arrivare un sacco di persone lì a visitare il posto. Magari alcuni rimangono delusi, però diciamo che non ho mai visto tante teste matte in un sito archeologico come lì sulle piramidi bosniache. Ho trovato veramente persone di ogni genere. Adesso non posso stare qui a raccontarvi tutte le cose, gli episodi che ho visto, le cose che sono successe. Però, ecco, il fenomeno delle piramidi non può essere lasciato solo in mano ad archeologi e economisti, no? E per cui noi abbiamo cercato di fare una ricerca seria. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato gli ultrasuoni dal punto di vista acustico che uscivano dal piramide del Sole. Lo studio, abbiamo studiato i megaliti e delle caratteristiche superficiali piramide del Sole, e in questo siamo rimasti molto delusi, e devo dire, questo lo devo dirlo, però fenomeni elettromagnetici nei tunnel di rame pazzeschi, e fenomeni di risonanza nei tunnel di rame dei fenomeni ultrasonici, incredibili anche quelli. Quindi diciamo, la verità
la cosa veramente interessante è quella che non vi fanno vedere, quella che non, quando uno va giù non lo vede, vi raccontano la storia della piramide. Allora, innanzitutto è una piramide con base, diciamo, non è un quadrato, è un rettangolo. L'altezza originale è più o meno questa, è una piramide asimmetrica a base rettangolare. Qui vediamo il lato, che potrebbe essere schematizzato in questa maniera qui. Quindi abbiamo cominciato con il nostro archeologo, che quella volta era il dottor Nicolò Visconti, abbiamo esaminato i vari strati e abbiamo trovato che prima di arrivare al conglomerato sono passati 24.800 anni col carbonio 14, più o meno 20 anni, che a quel punto lì non è che sia molto, però vuol dire che la piramide era ripulita quasi 25.000 anni fa. Allora, queste sono le immagini che vengono mandate in giro su internet. Questa è la zona dove noi siamo entrati ad analizzare, no? Allora, partiamo dal presupposto. Perché consideriamo la piramide del Sole una collina rimodellata e non una piramide costruita di una pianta, come dichiarato da Osman Agic? In base alla perizia effettuata dopo le nostre stratigrafie da un laboratorio in provincia di Treviso che, diciamo, è in grado di analizzare gli strati geologici. Allora, notate che poi invece a noi interessa per la rete di tunnel e i fenomeni elettromagnetici vibratori assolutamente non spiegabili. Quindi la perizia della dottoressa Croce, nel 2011 abbiamo eseguito numerose perizie di sondaggi, no? Dalle zone stratigrafiche effettuate, quelle che avete visto all'inizio, dagli altri archeologi nel 2005. E abbiamo sottoposto questi campioni a un'indagine petrografica, sedimentologica e geologica. Quindi abbiamo fatto vari campioni in maniera scientifica, li abbiamo raccolti, li abbiamo portati in laboratorio, sono stati sezionati e studiati dalla dottoressa Croce, che è una geologa. E qual è stato il risultato? Oh, qui ovviamente si usa un linguaggio molto tecnico. Assolutamente sono blocchi naturali. Naturali. Sono stati tagliati e messi lì? Non sono, come viene raccontato, costruiti come se fossero del cemento. Si tratta semplicemente di tutti, diciamo, blocchi naturali. Uno scherzo geologico? Potrebbe essere. Sicuramente non è stata costruita. Ma allora le piramidi così anche non esistono? Si tratta di una bufala? Allora, qui bisogna distinguere, perché quando c'è qualcosa di sbagliato, uno tende a buttare via tutto quanto, no? L'acqua compreso il bambino, no? Invece, no, a casa c'è qualcosa, bisogna conservare qualcosa. Quindi l'ipotesi è che siano delle colline rimodellate. Quello che è sicuro è che c'è un'emissione costante di onde elettromagnetiche, onde lunghe, sono quelle che per esempio gli Stati Uniti o la Russia utilizza per comunicare con i sommergibili di profondità, i sommergibili atomici di profondità, perché le onde radio non arrivano sotto, cioè arrivano solo queste. Quindi è un tipo di onde radio che si trasmettono tantissimo lontano. Quindi abbiamo con Slobodan Mistak, lo scopritore, che nel frattempo è entrato nel nostro gruppo di ricerca, cara persona. Purtroppo dopo questo esperimento deceduto abbastanza stranamente, lui aveva 50 anni. Allora, nel 2012 abbiamo realizzato un esperimento posizionando l'apice piramidale del Sole un trasmettitore di onde elettromagnetiche VLF, quindi a stessa frequenza, per disturbare il segnale che proveniva da sotto. E quindi Slobodan, che ha organizzato tutto quanto questo, lo vedete qui insieme a me, era una cara persona veramente, si è portato sulla cima della piramide del Sole, dove abbiamo messo un sacco di attrezzature.
questo è il trasmettitore, le antenne e la trasmissione anche di ultrasuoni tramite una tromba. C'è la nota di quanti computer con un generatore che veniva riempito continuamente di gasolio, e l'esperimento è durato 39 ore invece che 48 ore perché l'operaio che doveva riempirlo si è dimenticato di andare l'ultima volta, quindi si è fermato tutto, no? Avevo fatto una fatica per portarlo su, questa roba pesava, le batterie, io questa l'ho portata io, questa batteria qui, quindi ho anche un certo merito in questo. Con telecamere che controllavano l'esperimento e i dati venivano trasmessi da queste antenne verso un albergo che era al centro di Lissoko, dove eravamo con tutte quante le attrezzature per poterlo seguire anche a distanza e quindi non interferire con l'esperimento. Allora, cosa è venuto fuori? È stato analizzato da tre laboratori i dati tramite le amicizie sempre di Slobodan. Allora, innanzitutto che la fonte si trovava a 2440 metri al di sotto della cima della piramide del Sole. È molto profonda, voi domandate, ma cosa vuol dire 2400? Diciamo che l'uomo a 2440 metri non ci arriva, non ci arriva. E ha una deviazione, in un certo senso, e il segnale si origina da una piastra di metallo. Una piastra di metallo con una potenza di segnale più o meno di 10 kW, come una moderna stazione radio. Come abbiamo localizzato, come ha fatto Slobodan a localizzarlo? Ha messo tre sensori a distanza sulla cima della piramide e ha fatto la triangolazione, esattamente come fa il GPS, per darvi la posizione della vostra macchina. E in questa maniera qui è riuscito a trovare esattamente l'origine del segnale. Più o meno la grandezza di questa piastra è circa una forma di parabola e circa di 30 metri il diametro. Ora, chi ha messo una parabola di 30 metri di diametro a 2440 metri di profondità? Questa è una bella domanda, ma non vi posso dare la risposta. Inoltre, vedete che praticamente si spiega perché come ci si allontana dalla cima la potenza aumenta, perché gli raggi vengono concentrati all'apice virtuale della piramide, e questa è una piramide con base quadrata. E questa è una cosa molto interessante. Per quanto riguarda gli ultrasuoni, invece, la ricerca, ce ne siamo occupati noi, cioè il suono ce ne siamo occupati di noi. E all'inizio abbiamo utilizzato un compander, cioè per capire il segnale ultrasonico che viene fuori da lì, abbiamo utilizzato un compressore sonoro, cioè qualcosa che riportava l'ultrasuono a un suono udibile. Quindi abbiamo usato varie strumentazioni, questo è il compander, una piccola parabola, ma questo non registra onde elettromagnetiche. Registra suoni, in particolare ultrasuoni, e li trasforma in cuffia e sul registratore in suoni udibili. E cosa abbiamo detto? Questo. Siamo ritornati giù di nuovo e abbiamo provato di nuovo.
E quello che abbiamo registrato è questo. Però noi a questo punto abbiamo detto, ma che strano, ma non è il nostro compounder che magari ha qualche problema. Allora abbiamo usato un'altra metodica, abbiamo messo dei microfoni ultrasensibili, registrato tutta la banda sonora dai 10 Hz fino ai 48.000 Hz, questi ultrasuoni arrivano a 28.000. E poi via software li abbiamo trasformati in una banda udibile. E quello che si ottiene, abbiamo registrato con il registratore, abbiamo potuto trovare il suono da fuoriuscire sugli spuri e abbiamo verificato anche che non ci fosse. Questo è il risultato. A me non sembra molto differente, pur usando tutta un'altra metodica. Forse non c'è quella specie di vuoto prima, ma io lo vedo molto simile. Allora, torniamo di nuovo. Allora, abbiamo verificato anche se con le linee circostanti ci fosse qualcosa di analogo, ma non abbiamo trovato nulla. Tutto questo l'abbiamo trovato solo sulla cosiddetta piramide del Sole o collina di Wisłocica. Quindi due metodiche. Inoltre, utilizzando questa nuova metodica, abbiamo scoperto che ci sono invece dei suoni naturali che provengono dal sottosuolo, molto interessanti, intorno ai 48 Hz, e spiegano perché molte persone che sono andate lì sulla piramide del Sole sentono un'energia. Sentono un'energia. Che energia sentono? Sentono gli ultrasuoni? No, gli ultrasuoni non li possono sentire. Sentono queste basse frequenze, perché io ve ne ho già parlato, che noi le sentiamo con le palme delle mani. Praticamente con i famosi corpuscoli dei Mestre, che ho parlato alla precedente conferenza. Quindi mettendo le mani così, le persone che sono più sensibili sentono una vibrazione che le interpretano come energia. Questi però sono qualcosa di molto naturale che abbiamo trovato anche da altre parti, perché lì c'è una faglia che ci passa in vicino. Vabbè, questo sappiamo. Abbiamo provato anche con i radioestesisti per vedere se percepivano anche loro le stesse cose, i cosiddetti radiomanti. Non è una cosa scientifica, però è una cosa soggettiva che permette di capire se c'è veramente. E anche loro riferivano che ci sono queste basse frequenze che provengono dal sottosuolo. Niente di strano, perché la faglia passa di vicino. Quindi due cose molto diverse. Adesso praticamente sull'apice della collina c'è questa frequenza, che è una frequenza udibile, al di fuori dell'apice, che evidentemente concentra queste vibrazioni, e quindi dà quella sensazione di energia, di benessere. Quando uno va lì e si mette in meditazione, in preghiera, che è tipico di un luogo sacro. Io ne ho parlato con la prima conferenza, che tutti i luoghi sacri hanno queste caratteristiche, perché modificano lo stato di coscienza della persona. Praticamente si sente questa roba qui. Questa è la cosiddetta energia che voi sentite sulla piramide del Sole. Questa è molto più naturale. Anche perché è pieno di quarzi, Si sentite anche le mosche.
non l'abbiamo modificato, non è amplificato, eccetera. Se uno si mette lì, riesce addirittura a percepire questa frequenza. Questo l'abbiamo pubblicato, perché questa è una cosa scientifica. Assolutamente, abbiamo pubblicato la metodica, cosa abbiamo rilevato, e abbiamo scritto alta acustica negli antichi siti. E abbiamo messo un altro sito che si trovava su Monte Amiata, che aveva delle caratteristiche molto simili. Monte Amiata, sapete, pubblicano spento. Quindi anche lì c'erano delle frequenze molto particolari, simili a quelle della piramide del Sole. E quello, il Monte Amiata, era il monte sacro per gli Etruschi. Quindi vedete che c'è una certa comuneanza in questi siti sacri, che quelli che studiamo mai da molti anni. Poi il tunnel, parliamo del tunnel, dopo finiremo. Vediamo un attimo, sto parlando da circa 50 minuti. Allora, Osmanagic, in maniera molto lirica, dice che le radici, che la rete di tunnel sottostante le piramidi sono come le radici di un albero che si espandono sotto il fusto stesso e danno vita alla pianta. Molto lirico. Noi questo non lo sappiamo, se c'è diciamo, questo tipo di interpretazione. Anche lui dà la sua interpretazione. Noi ci siamo tenuti a qualcosa di scientifico. In realtà non sappiamo qual è il reale utilizzo di questi tunnel, non lo sappiamo, non ci sono né miti né memoria orale che ci dice, ti dicono solo alcune cose molto particolari. Sono due tunnel, il tunnel di Ravne e il tunnel Keteket, che però sono stati scoperti solo in minima parte. Abbiamo detto che nel 2016 hanno trovato un'altra rete di tunnel. Allora, il tunnel Keteket è qui, e probabilmente serviva per entrare qui sotto, e il tunnel di Ravne si trovano un bel po' distanti dalla piramide del Sole, però sono quelli più interessanti di tutto. Allora, perché si chiama tunnel Keteket? Perché praticamente era stato utilizzato come deposito per una ditta di conciature che si chiamava Keteket. Quindi è diventato il tunnel che sono state tirate via le peli, sono cominciati gli scavi del doppio Osmanagic, però sono stati anche sospesi, perché praticamente questi scavi passano sotto il fiume Bosna. Se noi torniamo indietro un attimo, ecco, il fiume passa qui. Qui è l'ingresso, passava sotto il fiume per andare di qua, presumibilmente. La cosa sicura è che passava sotto il fiume, quindi gli scavi sono stati sospesi perché avevano paura che, cioè, si annegassero tutti quanti gli operai se per caso bucavano il letto profondo, parlo non del letto superficiale, il letto profondo del fiume. Quindi, diciamo, è stato sospeso. Invece i tunnel di Ravne sono conosciuti a centinaia d'anni dalla popolazione, sono stati sigillati in profondità, come è successo a Göbekli Tepe, cioè che è stata coperta volontariamente, e questi sono stati sigillati volontariamente. Negli anni 60 i minatori sono penetrati dentro per vedere se c'era una vena d'acqua che potevano usare per l'agricoltura, e hanno questo aspetto, sono uno scavo nel conglomerato. Però ci sono i miti. Il mito importante è che questi tunnel davano l'accesso alla fortezza o santuario che era sulla cima della piramide del Sole, dove si era ritirata la regina di Bosnia quando sono arrivati gli ottomani. Gli ottomani che l'hanno rasa al suolo, per cui si pensa che non sia stata una fortezza, ma un monastero, fortificato, è riuscito a fuggire attraverso questa rete di tunnel che quindi arrivava fin sotto. Gli ottomani, lo dice Vito questo, non so se è vero o no, hanno cercato di inseguire la regina in questi tunnel, non sono più tornati indietro. Quindi i turchi gli hanno fatti saltare quella dinamite. No, quella volta non c'era quella la dinamite, gli hanno fatto saltare comunque quella polvere pirica dei cannoni. Comunque la datazione dei residui organici si perdono nel tempo. Allora, nel 2011,
una forbiante collaboratrice del mio gruppo, l'architetto Lucia Persovec Lucas, è venuta giù e li ha mappati per la prima volta. Era del Politecnico di Milano e anche lei ha avuto grossi problemi per questa sua incursione in Bosnia. È andata a mappare tutto quanto, anche in rapporto alla struttura superficiale, si è accorta che c'erano dei diversi livelli. Perché c'erano dei diversi livelli? Perché in realtà i tunnel originariamente erano fatti in questa maniera qua, perché ci fosse una migliore circolazione d'aria. Per far entrare i turisti è stato spianato tutto, in modo che la gente non dovesse andare giù. È stato abbattuto il soffitto lì dove veniva giù e alzato il pavimento lì dove scendeva. Quindi questa è comprensibile con la distruzione della struttura originaria. Vedete che non è vicina alla piramide del Sole. Anche lì abbiamo, se questa è un po' ridicola come immagine, questo è il nostro gruppo di ricerca all'epoca, la nostra archeologa, l'architetto, io come medico, l'operaio italiano che seguiva gli altri operai, e quindi non sparivano i manufatti che venivano trovati. Allora, ci sono varie dotazioni. Comunque, quella di Kiel la dà addirittura l'Università di Kiel di 5.000 anni. Quindi vuol dire che 5.000 anni fa quei tunnel esistevano già. Esistevano già. Allora, siamo andati a studiarli con attenzione. Per circa 200 metri questi erano stati sigillati. A un certo punto, a ogni entrata di un tunnel laterale, era chiuso fino al soffitto con questi pietre a secco, senza cemento, assolutamente pietre a secco. Però nel 2010 praticamente è caduto l'ultimo diaframma. Mi hanno telefonato dalla Bosnia e hanno detto: guarda, è caduto, vai giù a vedere cos'è. E in effetti siamo andati subito nella nuova sezione del tunnel, vedete che era caduto l'ultimo diaframma, e dopo si aprì un'intera rete. Quindi ci siamo armati di stivaloni, perché ovviamente c'è acqua nel tunnel, e abbiamo proseguito fin tanto che abbiamo trovato i graffi sulla parete delle persone che erano state chiuse dentro, di cui non c'era più nessuna traccia. Per cui ho deciso di tornare indietro a quel punto. Vedete che erano pieni d'acqua. Ma quello che è interessante è che, come siamo entrati in quella, come è stato aperto l'ultimo diaframma, praticamente si sono creati dei fenomeni di condensazione dell'aria a cui noi gli strumenti impazzivano quando questi comparivano, no? Erano come dei vortici che la cui natura non siamo stati capaci di spiegarla. E in più c'erano delle onde radio diffuse in tutti i tunnel. Quindi siamo lontani dalla piramide del Sole. Allora, questi sono i fenomeni. C'è qualcuno che ci vede addirittura una faccia che è un po' esagerato. Però nascono dall'acqua e salgono. Vedete come crescono. Hanno a volte un aspetto a spirale, mi ricorda molto il re quando è andato a trovare Giove, che si è presentato come turbine, no? E questi turbini erano veramente molto strani, perché con l'acqua elettronica abbiamo calcolato che ruotavano a una velocità di 1800 km all'ora. Quindi è una cosa che non siamo stati in grado di spiegare, assolutamente non siamo stati in grado di spiegare. Però che abbiamo documentato da bene, come vedete, no? E qui abbiamo dietro un video, guardate qui. Quindi queste cose se ne andavano in giro per i tunnel. Questo non era uno che fumava, ha fatto così, assolutamente non era una roba del genere. Allora, vedete che qui era un tunnel e dopo di colpo si riempivano di queste cose che viaggiavano avanti e dietro nel tunnel. Questo è stato quando è stato accaduto l'ultimo diaframma. È durato un paio di mesi, poi non è più successo. Questo era il gruppo che avevamo all'epoca, era molto interessante. Come potete vedere, non era per nulla facile progredire all'interno di questi tunnel.
perché l'acqua che si era raccolta era decisamente, come dire, tanta. Quindi in realtà all'epoca noi non siamo riusciti a proseguire, non perché i tunnel non proseguissero, ma perché c'era troppa acqua. L'acqua arrivava praticamente fino al soffitto e quindi, a parte che uno doveva badarsi in maniera incredibile, ma i microfoni come li portavamo? Non era facile, no? Non era facile, assolutamente non era facile progredire, riuscire a registrare anche all'interno, in profondità, no? Allora, cosa ha fatto la Fondazione Piramide del Sole? Ha cominciato a prendere una pompa e ha cominciato a cercare di svuotarli. Ma durante la notte cosa accadeva? Che qualcuno la sabotava e non funzionava più. In realtà avevamo contro anche il MULAC locale, che diceva che noi stavamo liberando i nefili. Per cui abbiamo avuto tantissimi sabotaggi, per cui non si è potuto svuotarli completamente. Ecco, questo è il tecnico del suono finlandese del nostro gruppo, Heikki Savolainen. Durante le ricerche abbiamo usato anche, nella parte asciutta, un georadar per vedere cosa c'era sotto. E in effetti abbiamo avuto delle sorprese piuttosto interessanti. Abbiamo trovato delle anomalie con una forma molto precisa. Qual è stato il problema? Perché la scoperta era veramente notevole. Noi abbiamo pensato che fosse una tomba. E praticamente, come è stata comunicata, alla fine arrivavano le televisioni, dicevano: ah, l'avete scoperto? L'avete scoperto finalmente di manufatti? Dei manufatti, fatti dalla mano dell'uomo, che sono lì presenti, eccetera, eccetera. Quindi sono arrivati diverse televisioni. Tra l'altro, col georadar spostato nei punti dove c'erano le cosiddette entrate, hanno dato la perfetta localizzazione delle entrate, che però ci siamo guardati bene da comunicarle, perché non fossero scavate per la scavatrice come al solito, distruggendo tutto quanto. Eravamo un bel gruppo, sicuramente, e la cosa che ci ha fermato è stato purtroppo il metadetector discriminativo. Perché? Cosa ha scoperto? Ha scoperto che quella lì, quella struttura, era piena d'oro. Noi abbiamo cercato di stare zitti, ma il giornalista, purtroppo, che ha cercato di attribuirsi la scoperta, è andato subito a dire lo smanaggici e ci hanno tolto immediatamente la ricerca. Ha detto: continuiamo noi. E per un po' si è fermato, qui era dove avevamo trovato la struttura, loro hanno cominciato a cercare e dopo 6 mesi non hanno trovato niente, ma vi assicuro che Giovanna non aveva sbagliato. Loro dicono che non aveva trovato niente. Allora, nel 2012, questa ultima cosa, abbiamo fatto un esperimento per valutare le risonanze presenti nei locali dei tunnel di rame rimasti originali. L'ipotesi era che si trattasse di un ipogeo dedicato a Madre Terra, visto che l'epoca era più o meno quella. Questa è la mappa estesa rispetto a quella che aveva fatto l'autorista Caso Verci Lucas, e quindi abbiamo seguito altre registrazioni nella sezione del tunnel e abbiamo scoperto che la voce era in grado di sollecitare, e anche questo l'abbiamo pubblicato, erano in grado di sollecitare la struttura, ma non con la voce di un canto normale, ma solo col canto armonico. Allora, questa è la vibrazione molto potente, mi sembra intorno ai 74 Hz, registrati con dei microfoni ultrasensibili, con dei registratori iPad, la nostra cantante,
Denise Canas, e ha registrato tutto quanto con la vetrete. Sentite che voce stupenda che ha. Ovviamente parlavamo in inglese, perché ingegnere elettronico serbo, ingegnere del suono finlandese, ma noi dovevamo parlare in inglese. Questo è il nostro ingegnere del suono, lui ha registrato con parlavamo in inglese, persone di un certo livello. Quindi ha una grande conoscenza del suono. La cantante sta cantando in aramaico, oltre ad avere una bellissima voce e anche una un po' di riverbero, ma niente di più. Abbiamo usato anche dell'attrezzatura a un certo livello.
Ok, io ho concluso. Vi ringrazio dell'attenzione. C'è qualche domanda? Volevo sapere chi sta gestendo in questo momento il sito. Il microfono, perché se no abbiamo un sito. No, volevo sapere chi è che sta gestendo in questo momento il sito, visto che a voi è stato ormai impedito di andare. Sempre la Fanatic e la sua organizzazione, sempre lui. Ecco, sempre la sua realizzazione. Diciamo che sono andati avanti nei tunnel di Arne, gli unici che possono andare avanti con gli scavi. Gli altri, sì, si può spegnere, nel senso, non c'è un po' caldo, non sapremo quanti al polo. Comunque la temperatura era buona, mi pare, no? Allora, sì, sono loro. Se voi cercate Fondazione della Piramide del Sole Bosniaca, e trovate ancora su internet le nuove scoperte, ma sono sempre qualcosa di non definitivo. Perché noi siamo stati gli unici a fare delle ricerche in maniera scientifica e in effetti i risultati li abbiamo ottenuti. Siamo stati criticati perché abbiamo collaborato con la Fondazione Bosniaca delle Piramide del Sole. Vabbè, non si può piacere a tutti, però i risultati ci sono e sono comunque usciti due pubblicazioni. Allora, giusto per farvi capire quanto è stata impegnativa questa roba, siamo andati giù 18 volte e abbiamo fatto le due pubblicazioni. A Malta siamo andati un'unica volta, siamo rimasti 10 giorni, abbiamo fatto 3 pubblicazioni. Quindi gli ostacoli che abbiamo avuto, noi abbiamo abbandonato a un certo punto il campo semplicemente perché avevamo ostacoli sia da parte dell'ambiente archeologico, sia da parte della stessa fondazione. Cioè quando scoprivamo qualcosa di veramente interessante, per esempio quella parte di tunnel che noi abbiamo analizzato non esiste più, è stata distrutta perché hanno buttato giù il soffitto e hanno alzato il pavimento, cioè con quello che viene dal soffitto alzano il pavimento e così c'è un'estensione maggiore per i turisti. Però dal punto di vista archeologico un disastro, perché io mi ricordo all'inizio erano molto, molto, molto asciutti, anche se c'era sul fondo dell'acqua, tunnel. Dopo c'era un'umidità pazzesca, crescevano buffe da tutte le parti, tanto che si è cominciato ad avere dei crolli che prima non c'erano. Erano i tunnel fatti ad arco gotico. Quindi, pur essendo un materiale abbastanza friabile come il conglomerato, tenevano, reggevano benissimo. A un certo punto hanno avuto i crolli, perché facendo in questa maniera la circolazione che era stata studiata da quelli che l'avevano costruita, la circolazione d'aria non c'è più. Non c'è più. Qualche altra domanda? Il microfono. Sì. Hai preso mia la promessa di grazie. No, li hai qui. Maria Teresa, informazioni le violine a turbine, avete poi saputo di che natura erano? No, visto che dovevamo analizzarle noi, però quando ne ho parlato di Osmanage, ho detto ma questa roba si vede soprattutto al mattino quando non c'è gente che gira per i tunnel, cominciavamo subito, no? Ma sì, ma ci sono sempre stati, io le ho sempre viste. Grazie. C'erano già prima, sono aumentate di numero quando è caduto l'ultimo diaframma. Però l'idea è che si tratta delle forme
energetiche che in un certo senso provocano una condensazione dell'aria, all'interno dell'aria, per cui si vede questo fumo. Ma in realtà non è il fumo che si muove, la condensazione è dovuta a queste energie, che energie, chiamiamole energie, chiamiamole anomalie. Comunque, quando erano presenti, non vi ho fatto vedere, i microfoni registravano dei suoni incredibili, cioè proprio dei disturbi elettromagnetici, che entravano direttamente, che saturavano i microfoni. Sicuramente era qualcosa di elettromagnetico, però che si muoveva quasi avesse un'intelligenza propria. Ma per tornando a quella vera. Beh, quasi non hai cercato di colpire fisicamente. No, volevo chiedere se queste anomalie le avete trovate anche in altri siti. No, in nessuna. Perché hanno una velocità molto alta. Sì, c'è una velocità, soprattutto questi turbini erano proprio... Cioè, quando siamo andati dentro la prima volta, a dicembre 2010, che è caduto l'ultimo diaframma, siamo andati dentro i tre. Quando siamo andati avanti, a un certo punto sono comparsi tutti i turbini che si vedevano così. E io ho detto, ragazzi, io ho una famiglia, io torno indietro. Loro invece sono voluti andare avanti. C'è stata l'archeologa che è passata di governo sinistro così, a fianco di sta roba che si muoveva in questa maniera. Però dopo sono successe delle cose un po' strane e loro sono un po' cambiati. Sono un po' cambiati quando sono tornati indietro. Io sono uscito prima, distrutto. Penso che ci sono voluti 10 giorni per riprendermi. Sentivo completamente distrutto, senza energia. No, invece sono tornati abbastanza baldanzosi, infatti c'è anche una fotografia in cui si vede tranquilli, però c'era qualcosa che non mi piaceva in loro, anche perché a mia Susa, soprannominato zombie, lo conoscevo bene, perché in agosto, la seconda volta che sono andato giù, ero stato a su e quindi conoscevo bene la famiglia, tutti. Dopo che ero andato in quella roba, dopo che avevamo fatto quell'esplorazione, lui ha cominciato a comportarsi in maniera molto strana, faceva così, si appoggiava al muro del tunnel, metteva la testa dietro così, chiudeva gli occhi e stava 5 minuti come in trance. Lui che si svegliava di colpo e cominciava a dire andiamo di qua, andiamo di là, bisogna buttare giù questo, bisogna fare quell'altro, tanto che ha cominciato a litigare anche con l'archeologa, entrare in forte contrasto e in definitiva abbiamo perso tutti e due. C'è un'altra domanda che se già... No, la domanda era appunto se questi tipo di vortici avessero cercato di colpire fisicamente, ma in realtà mi hai già risposto con... Sì, è qualcosa di molto strano. Io ho dovuto proprio... Cioè, ho capito che c'era un pericolo, no? Poi quando abbiamo visto i grafi sulla... Ho detto, ragazzi, questi sono rimasti chiusi dentro prima di noi, meglio tornare indietro. Al microfono c'è del vortice, tornando al ministro dei vortici delle pietre, potrebbe essere molto collegato, sì, molto collegato, anche perché possono essere state dettate dal suono, dal tipo di suono, una visualizzazione dei suoni che sono ricevuti anticamente e che hanno anche suggerito i canti. Si possono fare qualsiasi ipotesi in questo senso qua. Certo, questi vortici lo ricordano molto, il segno della spirale, ricordano molto quello che abbiamo visto, i vortici, perché si vedono anche nudo. Non è che potevano vedere la galassia, no? Però li vedevano anche nudo, noi li vedevamo anche nudo, li abbiamo fotografati un sacco di volte. Però anticamente non è che potessero vedere la galassia e dire, beh, facciamo lo spirale perché abbiamo visto la forma della galassia. Potrebbe anche essere, un'ipotesi anche questa. Magari le cose sono in relazione, magari anche no, magari anche no, questo non possiamo dirlo. Se noi usiamo un metodo scientifico non possiamo dirlo questo, non c'è una relazione, non c'è un documento. Diciamo che la spirale che io ho presentato all'inizio, le spirali, sono una cosa molto diffusa nel periodo neolitico, età del bronzo, età del ferro.
Quindi vuol dire che anche quelle strutture lì potevano risalire anche da quell'epoca, no? Quelli Stečak, come li chiamano loro, plurale Steči. Sicuramente molti di questi erano sicuramente medievali, perché avevano strutture medievali, ma non erano quelli che abbiamo trovato noi. Buonasera, Michele da Udine. In base al racconto che hai appena descritto tra l'ingegnere e l'archeologa, mi viene in mente la storia narrata da Napoleone quando in Egitto aveva dormito all'interno della piramide. Sì. Che ha avuto praticamente un po' presso a poco la stessa. Sì, sono delle cose molto strane e difficili da qualificare dal punto di vista scientifico, ma sappiamo che molti di questi miti hanno dietro una verità, sicuramente una verità. E quindi, voi poi sapete come hanno fatto entrare nella piramide, no? Di Cheope. Piramide, che poi non è giusto dire chiamare di Cheope, chiamiamola grande piramide e basta. Cioè, siccome non trovavano l'entrata, che probabilmente è sotterranea come per questo, hanno fatto saltare quella dinamite una parte della piramide e da lì sono entrati e ancora adesso si entra da lì. Quindi l'archeologia è un po' distruttiva, ma all'epoca si usava così. La cosa che venga fatta adesso invece non va per niente bene, questo non va per niente bene. Come si racconta che anche in Egitto ci sia un tunnel che può sì. Beh, quella mappa che abbiamo trovato, quel plastico scolpito su quello Stečak, aveva tutti i riferimenti perfetti. Noi abbiamo contato che siano 6 entrate addirittura, e comunque ne abbiamo verificato un paio crollate, ma c'erano, quel Giorada si vedevano perfettamente sotto. Quindi la cosa interessante delle piramidi bosniaci non è la piramide, ma i tunnel che ci sono sotto, e quella è la cosa importante. D'altra parte, l'idea a Osmanagić non è che è venuta a lui, è venuta a Senad Podović, che era direttore del museo archeologico di Visoko. E lui che ha, diciamo, stuzzicato Semir Osmanagić a formulare una teoria su queste cose. Solo Semir è partito alla grande e i due hanno litigato. Tanto che se all'inizio la fondazione Bosnia per la piramide del Sole c'era dentro anche Senad Podović, con cui ho collaborato con questo, sulla questione che vi ho fatto vedere quella sepoltura a fianco dello Stečak, l'abbiamo fatto insieme. Quindi Senad Podović l'ho conosciuto, un brutto carattere, ma una persona precisa, e quindi lui non poteva tollerare quel sapochismo con cui si facevano le cose. D'altra parte, non essendo riconosciuto come sito archeologico, si poteva fare qualunque cosa. Un'ultima cosa, sì. Dopo sì. Cedo, osservando un po' la formazione di questa energia, mi viene in mente anche qualcosa studiato da Tesla. Sì, allora ricordiamoci che la spiritualità è l'altra faccia della fisica. C'è una spiegazione fisica per questa roba qui, sicuramente c'è una spiegazione fisica. Comunque, come diceva Einstein, non c'è, allora, c'è sempre una spiegazione semplice per un problema complesso, ma è quella sbagliata. Ecco, quindi per un problema complesso la risposta è complessa, non si può dire così facilmente. Buonasera, sono Susi. Niente, volevo chiedere, ma visto che siete impossibilitati adesso di procedere, di proseguire questi studi, non potreste, cioè, tipo, collaborare con Malanga, con... Ma no, abbiamo il nostro gruppo di ricerca che fa ricerche, siamo appena tornati. No, ho visto la nuova...
che praticamente non serve neanche andare sul luogo, ma con questa tecnologia di radar. Sicuramente la tecnologia del radar e anche il georadar l'abbiamo usato anche noi, è qualcosa di quello che dicevo, cioè noi abbiamo un'interpretazione, poi questa cambia completamente perché la tecnica evolve e abbiamo delle nuove strumentazioni, delle nuove metodiche che permettono di avere delle risposte che prima non avevamo. E diciamo che noi preferiamo andare sempre sul luogo, perché anche recentemente, io adesso non so se riuscirò a preparare la conferenza anche su quello che abbiamo trovato in Sardegna, abbiamo trovato cose straordinarie. Se riesco a farlo, faremo un esperimento qui noi, perché abbiamo sollecitato questi tempi costruiti 4.400 avanti Cristo, non 4.400 anni fa. Quindi, con una tecnologia pazzesca, 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 cioè che praticamente è sollecitata solo, basta quella voce. Allora, la cosa straordinaria, è per questo che bisogna andare sul posto, non ci si deve accontentare. Allora, abbiamo provato quella voce e abbiamo provato, vai, non so, tipo il classico OM, oppure non ha funzionato niente. Poi abbiamo pensato che il saldo è pieno di U. Quindi il prodotto saldo, da cui il saldo attuale che è una lingua, non è un dialetto, il saldo attuale è pieno di U. Abbiamo cominciato a fare questa roba ha cominciato a rispondere, ma un volume 10 volte quello della mia voce. E ha continuato per quasi 10 secondi. Tipo questa qui, tipo questa che abbiamo appena sentito. Avete provato con la U anche? No, qua no, abbiamo visto quel campo armonico funzionava, però usando il campo normale non funzionava, bisognava il campo armonico. Quel canto normale, come lei ha cantato, quella registrazione l'abbiamo fatta proprio nel tunnel, infatti si sente un po' di riverbero, ma riverbero, niente. Il canto armonico è molto particolare, è un canto anche molto antico, probabilmente si riallaccia anche a questo tipo di tecnologia, una tecnologia molto antica, i tempi di ipogei, cioè i tempi sotterranei che abbiamo studiato adesso di recente in Sardegna, infatti ritorneremo a gennaio lì, mi sono già messo d'accordo con dei musicisti di provare tutti gli strumenti antichi lì, tipo quel flauto a tre canne, adesso mi ricordo il nome, che si usa appunto in Sardegna, che si vede riprodotto in un sacco di bronzetti del tale bronzo, no? Che si vedono su cose. Ah beh, lì ci sarebbe tanto da discutere. La Sardegna purtroppo, non purtroppo, fortunatamente è rimasta molto isolata. Quindi tutte queste antiche strutture sono rimaste ancora integre. Ce le avevamo anche qua, ma sono state distrutte, sono state distrutte. Praticamente tutto ciò che era pagano è stato distrutto, oppure è stato cristianizzato. Perché, come parliamo tante volte di San Silvestro, San Silvestro era dedicato a un dio silvano, e dopo è diventato, San Silvestro. Ma il luogo sacro è sempre stato sacro, anche prima del cristianesimo. Tu ci arrivi oltre? Sto cercando di leggere tra le rime tre cose che si vuole dire, però sono stretto un po' in bocca. Delle cose dette ma non dette. E non si può dire tutto pubblicamente. Percepisco questo. Eventualmente se andiamo a cena posso dire anche. Ah, sì. Ho come la sensazione, l'impressione, non lo so, può darsi che mi sbaglio, che questi luoghi erano dei luoghi di comunicazione, lo dico con altri pianeti o con altre fonti, o comunque si potevano trasmettere delle energie che andavano a lavorare magari in maniera profonda, non so, sto buttando via. Noi sappiamo che viviamo comunque in due mondi, ci sono leggi materiali e leggi spirituali, e quindi che questi luoghi, piramidi o quant'altro, servissero in qualche modo per
farlo in senso positivo, riequilibrare in qualche modo l'energia o manipolare, o magari a sua volta anche forse in senso negativo, dato che viviamo ogni giorno in questi periodi il bene e il male. Sì. Non so, sono solo supposizioni. Grazie. Allora, che fossero questi luoghi, siccome in Bosnia ci hanno praticamente fatto di lavorare avanti, di concludere le nostre ricerche, avevamo cominciato anche a essere seguiti, cominciavano a essere seguiti da Fuoristrada, Neri, tipo come nei film, ecco. Quindi a quel punto abbiamo detto basta, non andiamo a rischiare. Allora diciamo che posso parlare però per la Sardegna. Ecco, per la Sardegna si parla del popolo blu. Si parla del popolo blu, si parla di questi templi come dei luoghi di comunicazione tra il popolo blu e gli abitanti del luogo. Quindi anche nella tradizione, nei miti, si trova questo. E come vi ho detto, i miti sono un messaggio codificato. Bisogna saperlo depurare, perché parte da qualcuno che lo crea. Le persone in mezzo non ne capiscono neanche il significato, però lo trasmettono. E solo chi ha la chiave, alla fine, capisce esattamente. Allora, nelle Domus Deianas, le case delle streghe lì in Sardegna, fatte con una tecnologia straordinaria, quelle che sono rimaste integre, perché molte sono state distrutte, aperte dai pastori per metterci dentro le pecore. In realtà l'entrata era ma neanche 80x80, quindi bisognava proprio infilarsi dentro, e dentro c'era un mondo. La stessa cosa lo trovate anche in Portogallo, e quelle addirittura erano paleolitiche, nella cosiddetta zona che tuttora adesso è chiamata la fabbrica degli angeli. Allora, che questi potessero essere dei punti di contatto è possibile, assolutamente possibile. Nelle Domus Deianas c'è scolpita una porta che non dà niente, in cui noi, facendo delle fotografie, abbiamo visto che qualcosa veniva fuori. La stessa cosa l'ho trovato in Mesopotamia. In Mesopotamia, nel nord della Mesopotamia, abbiamo analizzato Sogmatar, dove c'era un ipogeo antichissimo, anche quello, 3.000-4.000 anni avanti Cristo, dove abbiamo cominciato a sollecitarlo col tamburo, con la voce, eccetera, fin tanto ha cominciato a uscire una nebbiolina gialla dalla parete e noi siamo filati come razzi. Perché non si sa mai quello che può succedere. Anche magari qualcosa di non pericoloso, ma io lo rischiavo. L'altra volta la premessa della conferenza di questa sera, che poi abbiamo visto dall'inizio, lei diceva tutte le piramidi di Bosnia, verità o falsità, aveva detto che lei si posizionava a metà. Sì. Forse si pare. Sì, esatto, cioè. E il concetto che ho detto anche stasera, cioè sono presentate delle cose che in realtà non sono, perché la piramide non è stata costruita, tutta in più è una collina rimodellata, questo è possibile, però possibile, non ho detto che è stata rimodellata, io vi attengo i fatti, e i fatti quali sono? Che c'è un tunnel, c'è tutta una serie di tunnel sotto queste strutture con delle caratteristiche che non abbiamo mai trovato da nessuna altra parte. E abbiamo girato parecchio, abbiamo girato veramente tanto. Quindi io li colgo come mezzo, nel senso che non viene mostrato quello che è veramente interessante, quello che c'è veramente, e viene proposto qualcosa che non c'è, che non esiste, che però attira l'attenzione dei turisti. Perché in realtà in Bosnia, se voi andate in un albergo, pagate molto poco, magari vi trovate nel suolo per buco, ma insomma pagate poco, però pulito magari. C'era il mio collega Slobodan Mistra, che è quello che ha scoperto, poi tra l'altro è uscita, diceva in Bosnia, quando dovete andare in albergo dovete telefonare e chiedere, no?
Prima domanda, se avete l'acqua? Seconda domanda, avete l'acqua calda? No. Ecco, quindi però non si paga niente, insomma, se 250, 300 euro si vive dignitosamente, anche le baghe costano poco, tranne che avviso non costano di qua. Quindi è un po' come a Međugorje, se andate anche a Međugorje, ma su quello non parlerò, su Međugorje non parlo, perché anche là abbiamo trovato delle cose, meglio che non dico. Ecco, lì praticamente si paga tantissimo. È chiaro che tutta questa massa di denaro fa gola. Chi sta a Visoko vive bene, perché c'è tutto un indotto turistico, no? E purtroppo il turismo in Bosnia non è tanto promosso, no? E poi ci sono cose interessantissime. Va bene. Quindi mi colloco nel mezzo, per questo motivo. Cioè c'è qualcosa sulle piramidi bosniache, ma non le piramidi. Adesso volevo uscire un attimo dall'argomento delle piramidi di Bosnia. E a parte San Silvestro, ci sono siti sacri, qua nella Valle di Primiero? Grazie. Allora, solo un attimo, per un bicchiere d'acqua, perché... Si allaga la facoltà di rispondere. Allora, dunque, San Silvestro è sicuramente un luogo sacro. Stiamo esplorando altre zone. Ad esempio, siamo andati sul Totoga e abbiamo trovato in Cina che ci sono delle vibrazioni veramente buone, che fanno bene alla salute. Ecco, quindi domani tutti quanti e non è facile arrivarci, due e mezza, tre ore per arrivarci su. Ecco, quello per esempio, ma è un luogo sacro quello? Non lo sappiamo, non c'è nessuna struttura. Io parlo solo di vibrazioni. Noi abbiamo qui questo luogo sacro e poi abbiamo quell'altro che abbiamo trovato, importante, e invece sotto Castelpietra. Sotto Castelpietra però è un luogo dove c'erano le guane, no, che si sa che erano localizzate lì, dove però ci sono delle vibrazioni che non fanno molto bene, anzi creano uno stato d'ansia, ma evidentemente le guane, che erano delle sciamane, non erano delle streghe, utilizzavano questo stato d'ansia che avevano le persone che andavano lì per ottenere maggior autorevolezza nei loro rituali, perché lì ci sono 18 Hz. Io non so come dormissero nel castello, non lo so, magari uno ci si abitua, però 18 Hz sono veramente deleteri. Vi ricordate che nella precedente conferenza ho detto che avevamo testato questi 18 Hz a Udine con la mia collega istologa, e praticamente questa aveva ucciso tutte le cellule che avevamo messo sottoposte a questa frequenza, non solo quelle, ma anche quelle che si trovano nel contenitore in un'altra stanza a 20 metri di distanza. Quindi le guane utilizzavano queste vibrazioni evidentemente in un altro senso, non un senso di benessere, ma è tipico, e questo è descritto anche da diversi autori, crea questo tipo di frequenza, crea, forse non fa dormire, crea anche un senso di qualcosa di soprannaturale che sta per accadere. Quindi quello era perfetto. Ecco, quelli sono i luoghi sacri, diciamo, analizzati. Altri finora non li abbiamo trovati, può darsi che troveremo, diciamo, a battere qua metro per metro, ma ecco, bisogna trovare però una struttura che ci dia l'indicazione, no? Perché il luogo sacro di solito è sempre un luogo recintato, in modo che non venga contaminato, no? Da persone che vengono da fuori, no? Quindi io non avrei idea di altri siti che abbiano queste caratteristiche. Sicuramente San Silvestro. Sappiamo che questo era sempre un luogo sacro, altri posti non saprei.
Ma ritorniamo al paglione, non ha un pugno al sotto? Ah, questo non lo sappiamo. Rifugio famoso, non è? Questo non saprei dirlo, questo non saprei dirlo. Il pallone è nel carnet, cioè abbiamo, c'è il mio collega che adesso non vedo qua, che è lui il pollo fissato che vuole andare. Alla su. Parte di 45 sul lato nord. Sì, è andato, ma è dovuto tornare indietro, non è riuscito a misurare per via del fatto che adesso è molto buio. Quindi noi probabilmente avremo sul pavione forse una primavera, quando si scioglie la neve. Ma è comunque nella lista, è di cose da fare. È nella lista anche quella. Ma 74 Hz che voi l'avete trovata è una... provincia benefica quella comunque. No, non fa male assolutamente. Diciamo che quella che modifica lo stato di coscienza va più o meno dai 70 Hz fino ai 120-130. Sotto 20 è pericoloso. No, non è detto. No, 120 non è detto pericoloso. Sono pericolosi 18 Hz. 120, l'abbiamo anche testato su volontari, no, dipende. Sotto i 20. Com'è? Sotto i 20 sono i frassuoni, ma diciamo i frassuoni nei luoghi sacri generano 7, 14, 21 oppure 8, 16, 24 Hz. I 18 sono assolutamente deleteri, i 18, ma questo perché lo so i 18? Perché viene usato anche come arma non letale, no? E gli americani hanno studiato questo, l'hanno usato fuori da Fallujah. No, i 18 Hz, perché così la gente non dormiva dentro. Mi pare di avervi già raccontato di un sindaco delle Marche che mi ha scritto perché, per chiedere spiegazioni, avendo visto anche le mie ricerche, perché avevano modificato una chiusa. Modificando questa chiusa, questa aveva cominciato a vibrare e nell'arco di 200-300 metri la gente non dormiva più. Ho detto, mandatemi un attimo le foto, no? Perché non ho tempo di andare giù. Mi ha dato le foto e si vedeva nella cascatina di questa chiusa dell'acqua, si vedeva proprio l'ondulazione della corrente data proprio da questa vibrazione. Allora hanno modificato la chiusa e la gente ha ricominciato a dormire. Quindi 18 Hz sono una frequenza che entra direttamente sui neuroni senza passare per l'organo dell'udito e quindi tiene costantemente uno stato di veglia. Mentre invece i 7 Hz, 14 Hz, 21 sono diciamo delle frequenze, sono delle armoniche della frequenza. Tarati con la nostra biologia, quindi non fa male assolutamente. Ci sono altre domande? Quei suoni che prima avevi fatto, gli ultrasuoni che avevi compresso per essere uditi prima, sembravano quasi un suono di un falò o di un bruciatore, una caldaia. Lì vabbè, no, bisogna considerare che non è il suono originale, è il suono trasposto, sì, resolvibile. Se vivamo noi che sentiamo che ci andava un bruciatore Hertz, sì, quello l'abbiamo riscontrato anche usando quella metodo. Non è che aveva un sacco di agitazione. Sì, i ultrasuoni non è che devono essere perfettamente tollerati, anzi, gli ultrasuoni, la fortuna degli ultrasuoni è che non si propagano a tanta distanza. Quello che sentivo io non erano più ultrasuoni, perché erano compressi, certo. Erano votati più o meno a 8.000-10.000 Hz. Quindi, ma è chiaro, allora, la compressione serve per rendersi conto semplicemente dell'andamento del suono, no? Ma non è quello reale, perché noi gli ultrasuoni non li sentiamo. Però in quei luoghi tendenzialmente si sente ovattato. Come? In quei luoghi tendenzialmente si sente ovattato. Cioè... Allora, gli ultrasuoni ci sono e quello che io ho osservato è che non ci sono uccelli che girano. Non ci sono uccelli, perché loro gli dà fastidio gli ultrasuoni. Loro li sentono benissimo. Quindi era pieno di mosche, ma non c'erano uccelli che si appoggiavano, come sarebbe naturale, su qualsiasi collina.
Non c'erano proprio. Allora, diamo un attimo spazio anche a lei che sta aspettando da un po'. Vicino. Non ho capito bene il discorso dei diaframma nei tunnel, ossia se erano naturali o se erano artificiali, costruiti da qualcuno. No, sono tutti artificiali dei tunnel. No, i diaframma no, l'avevano chiuso loro, sì. Ma loro chi? Questo popolo che li aveva utilizzati. Li avevano chiusi per un bel po' di metri. Ma ce n'erano tanti nella lunghezza del tunnel o solo all'inizio? No, c'erano tanti. C'erano tanti tunnel laterali e tutti chiusi da delle pietre una posta sopra l'altra. Allora, con una domanda, dopo abbandoniamo perché sono le 8. Chi è che voleva fare una domanda qui? No. È andata via. Allora possiamo chiudere qui. Grazie.